L'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si arricchisce di un nuovo reparto. È il Centro Metabolè, un ambulatorio dedicato alla diagnosi, cura e trattamento dei disturbi dell'alimentazione, una patologia che altera profondamente il rapporto che l'individuo ha con il cibo ed il proprio corpo, che può sfociare in anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata, generando obesità. Su 100 ragazze, 10 pare che soffrino di questo disturbo. È un po' una società povera, ma una società dell'opulenza. Il corpo diventa quasi un'ossessione. Per cui andiamo dal piccolo problema di dieta, che però non riesci mai a finire, al grande problema di anoressia, bulimia, disturbi ossessivi compulsivi con comportamenti che ti inducono poi al vomito. Queste cose, l'ambulatorio ha il senso di prendere l'utenza, di intercettare la sofferenza prima che si cronicizzi. Il primo campanello d'allarme, se qualcuno magari in famiglia, cioè come fanno a percepire che magari la figlia o qualcuno di vicino o qualche amico può accusare un malore? Cattivo rapporto col corpo, il corpo che diventa proprio una fonte di sofferenza. Ci possono essere anche dei segnali di depressione, eventualmente come campanelli d'allarme, e poi un pessimo rapporto col cibo, la fuga dal tavolo, gli orari disordinati, questa ultima drunk aressia si chiama, no? Proprio tutta la giornata faccio il digiuno, poi prendo drunk proprio. Bevuto, no? Prendo un aperitivo da cui traggo quel po' di energia, di zuccheri che mi consente di non morire. Il centro è libero, gratuito e su richiesta anche anonimo, rivolto a minori ed adulti, composto da un team multidisciplinare di psicologi, medici, psichiatri, neuropsichiatri infantili, dietisti, infermieri ed assistenti sociali. Una novità per Agrigento, ma anche raro in Sicilia, questo è il terzo centro di educazione alimentare. Nasce appunto per aiutare ad alleviare una problematica spesso sottostimata sotto tutti i punti di vista, che sono i disturbi dell'alimentazione. Molto più banalmente, il problema dell'anoressia e della bulimia che colpiscono soprattutto la popolazione femminile, soprattutto la popolazione in età adolescenziale e continua sino ai 35 anni. È una malattia dalla quale si può guarire con i supporti psicologici che questo tipo di attività vuole dare non soltanto a chi soffre di questa malattia, ma anche ai familiari, coinvolgendoli nella cura, perché nella sostanza la cura per un male di questo genere si trova dentro se stessi e dentro la propria famiglia.